Coach Lorenzetti, tifosi che urlano salutate la capolista alla fine, una grande prestazione, un'altra bella giornata per voi. Sì, sì, lo diciamo con umiltà, però adesso ci siamo, quando sei secondi non si può dire, adesso che ci siamo, insomma, è un bel grido che ci ricorda un percorso che abbiamo fatto fino adesso e anche un desiderio di mantenere il più lungo possibile. Siete scesi in campo con la giusta concentrazione e avete vinto piuttosto nettamente. Giusta attenzione sì, perché abbiamo visto, cioè sappiamo che questa squadra, pur nelle difficoltà di una stagione magari non come era nei piani oppure nei sogni dei ragazzi, posseggono dei giocatori individualmente importanti e soprattutto in battuta che possono fare molto male. In altre partite anche con squadre importanti erano riusciti a farlo. E noi siamo venuti qua sapendo insomma che quando una squadra entra forte la battuta tu rischi con tutti. Fortunatamente oggi la Città di Castello non è entrata noi il primo set e un po' la partita si è messa un po' in discesa. La prestazione è stata positiva sotto tutti i punti di vista ovviamente, ma c'è qualcosa che la rende particolarmente felice? Ah, io avevo chiesto un approccio di questo tipo dopo due partite portate a casa con i tre punti, ma approcciate male e anche se... però dopo insomma finite bene, però approcciate male, avevo chiesto di insomma di non dare l'impressione nemmeno fuori di essere una squadra presuntuosa, ma di essere una squadra che può perdere e vincere, però di avere magari perdere a volte anche con delle forzature che fuori sembrano magari dei giochi, però questa squadra qua è un po' pazza e lo fa, però insomma l'approccio che avevamo avuto sia nella gara di Molfetta sia nella gara interna con Ravenna non era stato positivo. Oggi i ragazzi sono stati bravi in questo, adesso dobbiamo prepararci per le prossime quattro partite che già sapevamo dall'inizio del girone di ritorno che sarebbero state le partite che avrebbero deciso la griglia per i playoff. Grazie, complimenti. Grazie a voi.